S&P 500 i migliori settori del momento per dare indicazioni al di là, tra virgolette, delle chiacchiere in senso positivo. Naturalmente andiamo a vedere in modo operativo quali indicazioni arrivano proprio dal mercato. Prego, Sergio. Andiamo a prendere i nostri settori. Allora, aspetta che eravamo lì. Allora, come prima cosa andiamo sempre a puntualizzare il fatto che questo è un portafoglio costruito sui settori americani tramite degli ETF e un portafoglio completamente azionario, per cui di conseguenza dobbiamo valutare quello che è una sua volatilità. L'ultima volatilità che abbiamo avuta nell'ultimo anno è stata del 12,76%. Il drawdown, cioè quindi la discesa massima nel 2022, è stata del 13,21%, però dobbiamo notare che in particolari periodi di stress che possono sempre presentarsi, in questo caso per il portafoglio è stato febbraio-marzo del 2020, e può raggiungere anche fasi di drawdown abbastanza importanti, quindi discesa, e qui abbiamo visto un picco tra febbraio e marzo del 2020 del 30,33%. Quindi questo va sempre considerato prima di approcciare questo portafoglio. Detto questo, andiamo subito nel dunque. Cosa abbiamo? Quindi partiamo dall'ultima analisi di settembre per capire le differenze che notiamo in quest'ultima analisi di ottobre. Cosa avevamo? Avevamo i settori energia, servizi di pubblica utilità, salute e beni di prima necessità ancora in testa alla nostra classifica, e lo erano comunque da parecchi mesi, e tutti gli altri settori sulle varie analisi di performance che faccio sui vari orizzonti temporali erano comunque negativi. Quindi abbiamo beni voluttuari, industria, eccetera, eccetera. Quindi vediamo tecnologia per dare l'idea e immobiliare verso le ultime posizioni. Vediamo cosa è cambiato invece, cosa è cambiato con l'analisi di ottobre. Cosa abbiamo? Abbiamo energia, salute e consumi di prima necessità che popolano ancora la testa della nostra classifica, però abbiamo una prima novità dopo parecchi mesi. Abbiamo il settore finanza che si rafforza, mentre il settore di pubblica utilità scende e si trova in sesta posizione. L'industriale tende a rafforzarsi comunque, ma rimane in quinta posizione, non utile per il nostro portafoglio perché, come ben sapete, noi prendiamo solo in considerazione i primi quattro settori. Poi abbiamo via via tutto il resto: materie prime, tecnologie, consumi voluttuari, immobiliare e settori di comunicazione in ultima posizione ormai da parecchio tempo. In generale, il mese di ottobre è stato comunque positivo, anche i mercati americani hanno rimbalzato, anche se meno dei mercati europei, come sottolineato prima. Abbiamo una situazione leggermente migliore rispetto a quella che è settembre, ma in generale, comunque, per quanto riguarda tutto il 2022, negativa se non per qualche settore specifico americano. Di conseguenza, questo mese porta l'operatività, quindi a che tipo di operatività? Cosa facciamo? Andremo a vendere il settore delle utilities e andremo a acquistare proprio il settore del financial. Qui avete tutti i dati dei relativi ETF che potete acquistare tranquillamente nel mercato di Milano. Quindi avete il codice ISIN ticker, lascio lì qualche secondo in modo tale che si possa notare. Ecco. Certo, ovviamente no, lasciamolo pure, chiedo anche alla regia di lasciare pure ancora un istante la schermata, perfetto, poi in ogni caso ricordiamo anche per chi ci sta seguendo in diretta che questo contributo sarà a disposizione sul nostro canale YouTube, quindi poi potrete assolutamente, prendere tutte le informazioni del caso e comunque Sergio Piovini è a vostra disposizione, perché queste sono importanti, insomma, i relativi codici a cui far riferimento. Perfetto, Sergio, Yeah. devi aggiungere ancora qualcosa? Cosa? Sì, ci sono un altro paio di slide che Va sono bene, importanti. vai. Quindi, allora, questo è il portafoglio per il mese di novembre, evidenziato in verde la novità che abbiamo per questo mese. Dopodiché, volevo sottolineare che chi si va a mettere in portafoglio quell'ETF, cosa va a comprare poi nei sottostanti? Quindi va a comprare le più grosse istituzioni finanziarie americane, tra cui Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, quindi va a comprare i sottostanti di un certo tipo, e qui vedete cosa si va a fare, perché normalmente si compra l'ETF ma non si pensa mai cosa effettivamente ci si mette nel portafoglio. Qui avete le prime 10 società,
di quell'ETF. Dopodiché, quello che è da sottolineare è un mese di ottobre importante per il portafoglio perché, grazie anche al settore degli energetici, la performance complessiva di ottobre è molto importante, quindi siamo più 9,12. Questa è la Sì. performance del solo mese di ottobre e storicamente quindi il nostro portafoglio quel mese di ottobre va a raggiungere un nuovo massimo di periodo è partito dal 1 gennaio del 2020 e qui vedete con più 82%, che è una performance molto importante nel giro di praticamente siamo quasi a 3 anni di vita del portafoglio. Queste sono tutte le performance annuali riportate poi peraltro con il 2022 dove vedete che i principali indici mondiali, se andiamo ad escludere l'India e il Brasile, che sono i migliori indici rispetto a quest'anno, ma solitamente marginali per gli investimenti, siamo ancora in netto calo e in forte negatività rispetto a quello che è dall'inizio dell'anno, chiaramente sono risultati un po' migliori rispetto a quello che era l'analisi di settembre, ma siamo ancora abbondantemente in rosso, come vedete. Ok.